E taglie con la terza parte dei Promessi Muori, che doveva una S2 e questa è la più lunga. Po' lunga. Dai, che devo fa? L'otr. Con Don Abbondio, Agnese e Perpetua che partono. E che fa Don Abbondio? Si lamenta per tutto il viaggio. Don Abbozzo, cazzo, tiratelo in un fosso. Prima tappa dal sarto e moglie, quelli di prima, per chiede come va con l'innominato. È ancora convertito, sì. Non è che era una fase. No, no. E anzi, lui, con i bravi che gli sono rimasti, sta cercando di mettere in sicurezza il territorio. Tutti armati, tranne lui. Che non vuole più toccare quella robaccia. Come pentimento per le sue malefatte. E come si difende in giro? A pizze. È diventato Bud Spencer. E ti dirò di più! Siccome i bravi di sti tempi combattevano contro i lanzichenecchi perché erano abituati a far botte, da quel periodo il termine bravo ebbe un'accezione positiva! Da qui! Non ci posso credere! Ma cosa cazzo mi dici mai? Lo vedi che i signori, quelli dell'inizio della parte 1, sbagliavano a cercare di contenerli. Bravi, bravi! E da oggi in poi, bravi. Ma erano tutti contenti di sto cambio dell'innominato? Pure i vecchi amici? I signorotti villanzotti? E che lo fanno uscire così? E chi sei John Wick? Sì. Perché non hanno dato la colpa a lui, ma a Borromeo! Che gli hai detto? Piccione! E quindi casa sua è un posto sicuro. Che bello, vero Don Abbozzo? Ma porco, sta roccaforte è un super bait per i lanzichenecchi che verranno a cercare i tesori. E perché accoglie tutta sta gente, questi poveri? Che vengono a fare? Un uomo di chiesa, signori. Ed è pure sessista fracico, perché ogni 3 secondi durante il viaggio dice Agnese e Perpetua: chetati, zitta, parla solo quando c'è necessità. E rompevo il cazzo all'Islam. Tutte ce l'ha dell'italiano medio. Ma pendetelo su un ceppo. Al castello rimasero 23-24 giorni. 23 o 24? Che ne so, Manzoni scrive così. Ma che vuol dire? Sono partiti la notte del 23esimo. Qui abbiamo notizie dei reggimenti che passano Ponte di Lecco. Che vuol dire? Che se ne sono nati. E che qua siamo fuori pericolo. E sono i cavalli di Wallenstein, i fanti di Merod, i cavalli di Hanlat, i fanti di Brandeburgo. No, aspetta. Bastardi maledetti. Sauron devasta la contea. I cavalli di Montecuccoli, quelli di Ferrari. L'hai visti? Sono passati veloci. Gli Altringer Furstenberg, i croati Torquato Conti e infine Galasso. Passati tutti questi, Agnese, Don Abbozzo e Perpetua tornano a casa. Dopo tutti gli altri rifugiati dall'innominato. Per ultimi, perché Don Abbozzo ha paura che sia rimasto qualche lanzichenecco solitario. Mamma mia. Tornano e trovano il villaggio distrutto. Agnese, comunque si dice, che è caduta in piedi. Soprattutto col malloppo. Don Abbozzo invece casca fratturato, tibia e perone, ambo le gambe, un disastro. Perché lui abita in casa e chiesa e questi luterani. Mi sa che, regà, gli hanno cagato sul pavimento. How could this happen to me? Forse! Non ho capito, ma Manzoni dice che senton crescere un tanfo, un veleno, una peste che li respinge indietro. Entrano in punta di piedi per inscansar più che possono la porcheria che copre il pavimento. E che cosa sarà mai questa porcheria che copre il pavimento? O c'è un cadavere, ma l'avrebbero detto. Pure delle galline, i capponi. Ma porcheria? Quello che è sicuro è che gli hanno lasciato tutti i graffiti offensivi. Vanschi Kenecchi! Verso l'ordine che rappresenta! Bestemmie! Tutti dii di diverse categorie! Ma soprattutto hanno trovato il nascondiglio della roba di valore! The night goes on. Sotto al fico! Non molto fico! E Don Abbozzo non la smette mai di sorprenderci! In negativo! Perché che fa? Sapia con Perpetua! Ma sei tu che te lamentavi e basta! Mentre io mi arrabbattavo a prendere e nasconde tutto! Non rispondermi così! Chetati! Zitta! Eppure sta botta è Agnese che risolve la situazione! Pare lei quella della chiesa! Gli presta un po' dei soldi per ricomprare i mobili! Mentre scoprono però che della roba rubata a Don Abbozzo ce l'hanno dei birboni del villaggio!
Sciagallini! Andiamogliene a render conto! Non voglio problemi, non so niente, non voglio sapere niente. Lumacorno c'ha solo la triennale, Don Abbozzo c'ha il master, infatteli cazzi duesimo. In teoria finirebbe qua, ma il film fa uscire Don Abbondio da casa. E sbam, uomo che sta morendo. E questo chi è? E super sbam, l'attore che fa Don Abbozzo ha inventato il meme di John Travolta. Teste. Sì, è lupus! Ma che ne sai te? Magari la gente se ne fosse accorta così velocemente! Soprattutto Manzoni che te scrive 4 pagine per descrivere la piega dei pantaloni di un bravo. E allora dagli con la peste! E dagli sempre con Gastone Moschin che ta spiega! Sto film è un insieme di diapositive bucoliche e Moschin fuori campo. Perché meanwhile a Milano, come ci fa sapere il Ripamonti, passate le truppe alle manne, qualcheduno cominciò a morire di un male strano. Violento, che secca tua, e nessuno sapeva cosa fosse, tranne quelli che 50 anni prima si ricordavano quel malanno che sempre nel milanese aveva fatto danno. La peste di San Carlo, San Carlo Junior, le crosticine. E allora il protofisico Ludovico Settala, o Settala, o Settala, ma non credo, cerca di avvertir tutti, perché se la ricordava avendo 80 anni. In anni del 1600 dei cani è come avvenne 260. Professore di medicina all'università di Pavia, Alessà va alla sanità per avvertirli di tutte cose. Vai Ludovì, settala. Riferisce che ha chiuso ultimo territorio di Lecco confinante col Bergamasco, c'è il contagio. Ma come ci ragguaglia il tadino, la sanità se ne sbatte. Ma come? Ma è proprio un segno del destino. Ha chiuso, ci vuole il lockdown. Lo diceva però la stessa. Ma va là, complottaro. E i contagi? Ma guarda un po' che strano, inusuale, in ce si crede. Si moltiplica. Il tribunale allora comincia un po' a convincersi dell'inizio della pandemia. E per indagare mandano un commissario a Bellano. Commissario va a Bellano per vedere se c'è veramente sto contagio. Se c'è. E signori, qua sta Martop per tutto logismo degli italiani. Perché a chi chiederà sto commissario? A un medico? Chirurgo? Omeopata? Spacciatore? No! Sto commissario parlò con un barbiere che lo convinse che non era peste. Sono le esalazioni delle paludi. Ci fosse qualcuno a bonificarle. È anche vero che i barbieri erano un po' i medici del popolo, come vedremo nella colonna infame. Ma che cazzo fai? Credi proprio alle stronzate? Commissario va a Bellano, le paludi. E i contagi continuano. Allora la sanità manda 2 commissari, raddoppia le forze, tra cui Popo Tadino. Ma ormai era troppo tardi. La peste è bella gannata. E che fanno? L'antiduccio. Chiudi tutto, chiudi tutto. Se non fosse che proprio in sto periodo me nasce il primogenito maschio di Filippo IV, il re di Spagna, Carlo. Ma guarda un po' come la peste di 50 anni prima si chiama questo. Vabbè che si chiamano tutti Carlo. Ci vuole il festone col contagio. Ma che cazzo, bisogna tornare a vivere. Ma manca abbiamo iniziato a curarsi. E dagli sta gioia che schioppa a 17 anni sto ragazzino. Tutta sta serie di cose fecero sì che il popolo di Milano, il popollo, il pocappone di Milano, non credette alla peste, alla pandemia, a chi provava ad avvertire la gente. Veniva sbeffeggiato, anzi. Mettia la mascherina, ma non serve a niente. O reagiva proprio in modo iracondo. Il cambiamento climatico esiste, ecco, vandalo. E quando poi ci si rese conto della peste, bene o male, ci si mise pure la burocrazia di mezzo. Perché gli avvertimenti furono pubblicati il mese dopo. Utile. Insomma, la peste entra a Milano, mietendo migliaia e migliaia di vittime. Ancora dopo la carestia. Ma chi fu il paziente zero a entrare a Milano? Dicono Pietro Antonio Lovato, un soldato italiano in servizio in Spagna. Secondo Ripamonti invece si chiamava Pier Paolo Locati. Vabbè, non mi fa mezza pagina dove litigano per un nome. Arriva questo. Uè amis, me senti minga tro ben. Il contagio raggiunge il picco e la gente comincia veramente a sbroccare. Ah, perché prima era contenuta? Sì. Se c'è qualcosa un attimo contaminata, fuoco! Ma era il grano che ci serviva per l'inverno. Fuoco! Mannaggia, l'ho toccato. Fuoco! La paura cresce e il popolo
uno se la pia sempre con le persone sbagliate. Tipo Settala, che cerca di fargli capire che è peste. Ma i medici negazionisti gli vanno contro. Pure dopo mesi, quando si rendono conto che è peste. No, è una febbre pestilenziale. Madonna, piuttosto che datte ragione, si inventano una nuova malattia con black piaghe e pus di lus. Odiatore seriale! Lo vedi? È una febbre maligna. Come te, sinistroide. Il lazzaretto si riempie sempre di più. E il tribunale della sanità chiede aiuto ai cappuccini. E indovina chi viene in soccorso? Fra Cristoforo! No, anche se poi vedi. Però, Alessà, non va bene che mi presenti i personaggi e poi non li vedo più. Ci avevo investito emotivamente, ma ci sono affezionato. Che fine ha fatto My Man in Christ? Fra Cristoforo e Don Rodrigo. Ma non è più lo stesso romanzo. Vabbè, chiamano Fra Felice e come assistente Michele Ponzobonelli. Editore, no, uno che ha preso la peste ed è guarito. Perché c'ho da Laura e pure un sacco di compagni cappuccini che lavorano al lazzaretto. Eppure loro se piano la peste. Ma quelli no, non sono guariti. Oh. Morti tutti facendo il loro dovere con allegrezza. 50.000 persone furono ricoverate in 7 mesi sotto Padre Felice. E solo nel nord Italia comunque perirono, esclusi i soldati, 1 milione di persone. Erano tantine all'epoca. A sto punto la gente comincerà pure a credere che c'è una pandemia. Sì sì, forse. Ma appena non abbozzate il tutto, iniziano a dire che in giro c'è sicuramente gente che sparge questo male. Sì, il governo! Perché siamo troppi! Ma dove? Arti benefiche! Untori! Bill Gates! Soros! Non cominciate a parlare dei vaccini, eh! Ecco che vuole il tribunale della sanità! Ma a me non la si fa! Queste voci di gente cattiva che spargono il male sono corroborate dai racconti delle persone a cui era parso di vedere il 17 maggio qualcuno che in Duomo andava ungendo l'assito che separava gli spazi assegnati ai due sessi. E i gender fluid? No vabbè, ok, lascia perdere. Questo li spaventò. Poi successe che una mattina sulle maniglie trovarono una sostanza giallastra che non si sapeva bene cosa fosse, ma molto probabilmente cos'era? Un prank! Per far casino! Una burla! Una bizzarria! Guarda come ridemo! L'isteria popolare aumenta sempre di più. E cosa si fa? Si comincia ad arrestare i più strani. Nel fronte della guerra intanto Mantova festeggia! Siamo liberi dai francesi! Arrivano gli spagnoli! Oh, io non direi liberati. Diciamo che c'è una nuova gestione. Pure Mantova viene presa dal Sacro Romano Impero collab con gli spagnoli. Quindi verrà cacciato il duca di Neves, amico dei francesi. No, con il trattato di Cherasco nel 1631 gli fu restituita. Ma ci fate soffrire a caso li mortacci vostra? Cioè, capito? Ci usano come campo per menasse. Ma che siamo, il villaggio della pioggia? Hanno preso Renzo Peppein. Fine del riassunto della guerra del Ducato di Mantova e Monferrato! È pieno d'altre cose, eh? Ma io mi sono limitato a far riassunto di quello che dice Manzoni, seguendo i tempi in cui lo dice nei capitoli, e manco tutto! Perché è riassunto! Quello che conta è che le botte arrivano da tutte le parti per i cittadini, e la rabbia cresce, si diffonde quasi peggio della peste. Ed è proprio in questi frangenti che l'uomo preferisce prendersela con le altre persone a cui può riservare vendetta, se può sfogare, piuttosto che abbozzare l'esistenza di un male invisibile. E dopo quelli più strani, visto che una certa finiscono, cominciano a sospettarsi fratello tra fratello, moglie tra marito, tutti contro tutti. E a sto punto chi diceva che le macchie erano burle veniva preso per complice untore. Porta gli appestati a casa tua e vediamoli questi sprazzi Devilman. Tipo un vecchietto in chiesa spolvera una panca. Untore ammazzato de botte e trascinato al gabbio in chiesa. Tre francesi, e già studiosi di antichità, scendono apposta per vedere il Duomo. Ma che bellezza, je stamme sous le Duomo. Sì, ok, ma non lo toccate. Volevo toucher avec moi. Non tende la mano. Untori!
non si fanno il bidet e toccano, gonfiati e argabbio. Finché in questo bel quadrettino sereno, dove la build veleno rogue è diffamatissima, secondo me, più o meno, si svolge la colonna infame. Riassunto accuratissimo, le riassunto accuratissimo. A sto punto ho fatto 1630, famo 1631. E che cos'è questa colonna infame? Una trascrizione dei processi a sto Gian Giacomo Mora e Guglielmo Piazza. E poi tutti altri a valanga. Manzoni Travaglio. Tutto inizia il 21 giugno 1630. Caterina Rosa, l'infernal dea che alla veletta stava. Beh, passata la storia come sta personcina amata, affacciata alla finestra, vede qualcuno armeggiare con fogliettino in via della Vetra. È proprio Guglielmo Piazza, commissario della sanità, che stava segnando su un foglietto le condizioni degli edifici, della gente. Stava a lavorare in questo paese, inammissibile. Ma è colpevole di camminare rasente ai muri. Ma piove! E quindi tu sei andato in giro in via della Vetra? Ma può essere, sì. Cosa? L'hai ammesso? No, tu me l'hai detto che è successo in via della Vetra. E tu lo sai che ci hanno messo dello schifo sui muri di via della Vetra. Ah, sì? I bellissimi processi di una volta. Tu pensi che Memo... Comunque sembra che lui non sappia niente. Non ci sono prove. A parte questa che ha visto uno. Mannatelo via. No, non è verosimile. La frase che preannunciava un'altra cosetta bella di una volta, la tortura, che trova le sue radici fino al diritto romano, quando un gladiatore, per essere creduto, doveva essere torturato. Per star sicuri, potevo metterlo nel riassunto di Roma. E questo valeva pure per il reo confesso o convinto. La tortura purga l'infamia. Sì, ho capito, ma meno male che l'abbiamo tolta, o addio ai pentiti de mafia. E trovando sta scusa del non è verosimile, anche se non si capisce perché, lo torturano spezzandolo, perché gli dicono che contueneranno domani e dopodomani. Sì, sì, sono stato io. Lo vedi, non era difficile. Tu da solo? Sì. Dice complici, ma non erano i patti. Quali patti? State zitto. Popolo ha confessato. E lui vende uno a casa. Ah, poi biasimallo? Un po' sì, però da vittima diventa carnefice. E chi vende? Gian Giacomo Mora, un barbiere che vendeva un unguento contro la peste. Mica c'erano le case farmaceutiche. Mica c'erano le case farmaceutiche. Mica c'erano le case farmaceutiche. Farmaceutiche, farmaceutiche. Mica c'erano le case farmaceutiche. Ognuno faceva quel che poteva. E i barbieri, in quel periodo, praticavano anche la bassa chirurgia. Barba? Capelli? Operazione? Trapianto? Di capelli? Di cuore? Quindi lui t'ha dato l'unguento. Sì, sì, sì! L'unguento contro la peste! Come? Per la peste! È vero che per fare questo unguento bisogna prendere la bava dei morti de peste? Beh sì, mi pare logico, scientifico. Ma non solo! Servono ramarri e rospi vivi, buttarli in una pentola, shit, e farli bollire adagino adagino. Per farli morire arrabbiati! Portacci l'ospa! Chiamo la Petra! Cosa? Questo è un processo, eh? E quindi arrestano Mora. Eppure figlio. Ma sì, già che ce sebo. Anche perché la mela non scoppia come il bubone troppo lontana dall'albero. Appestato, ci dice il Verri. Invece Ripamonti, our man, dice che se portano via tutti. Moglie, figli, parenti. Dopodiché, siccome ci hanno preso gusto, lo torturano. Ma poco, un salutino. Tra fine. Eppure Mora all'inizio regge. Ma ha molto dell'inverosimile. E continua a reggere, perché tanto mi torturerete comunque. Oh, però sei intelligente. Lo torturano comunque. Confesso. Sì, ma io non credo che siano delle confessioni proprio veritiere col cuore, sai? Ma fare tutta una baracconata per trovare dei colpevoli. Eppure lui, impazzito dal dolore, comincia a venne tutta gente, andata a fanculo tutti. Butta in mezzo pure i nobili spagnoli, come il Padilla. E dai, si chiama Padella. E cosa si fa con le padelle? Se ungono. Ma non lo vedete? Alla fine vengono condannati. La sentenza di Mora e Piazza e altra gente consiste nell'essere messi su un carro, tanagliati con ferri roventi, tagliata la mano destra, spezzate le ossa con la rota
e intrecciati vivi dentro di essa come dei macabri cestini di vimini. E dopo 6 ore scannati. Poi bruciati i cadaveri e le ceneri buttate nel fiume e la loro casa rasa al suolo. Ho capito. E sopra la casa del Mora viene eretta questa colonna che verrà chiamata infame e su cui sarà proibito ricostruire sopra. Mo c'è un wok là davanti, andavo sbagliato. Ma non avevano accusato anche un nobile spagnolo, questo Padilla? Pure lui l'hanno tutto strappugnato? No, assolto. Ma come? Ma era lui il mandante, s'era capito? Ma quindi non vuol dire forse che pure st'altri due erano innocenti ed erano tutte cazzate? Sì. La colonna infine fu abbattuta nel 1778, quando si resero conto che era stata la città infame, nosti duporacci. Fine colonna! In questo periodo, persino Federico un pochetto dovette abbozzare alla Don Abbondio. Perché, benché contrario, dovette fare una processione in giro per la città con il corpo di San Carlo, il cugino, in mezzo alla peste. Sì, ci sono le peggio sfighe, ma coi processioni tutto a lucido, tutto decorato, pure le strade. Adesso San Carlo ci proteggerà. Peste? Quale peste? Le morti inspiegabilmentissim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 amente aumentarono. Succede quando sputi al distanziamento. Ma perché ovviamente gli untori si erano mischiati tra di noi. Il 4 luglio morì. 1630 le morti ammontano a 500 al giorno, ma poi raggiungeranno pure picchi di 3500 al giorno. Sempre secondo chi? Ripamonti? No, Tadino. Se non è zuppa Ripamonti è Tadino Pambagnato. Alla fine, dopo la peste, a Milano rimasero 64.000 anime e tutti a comprarsi casa al centro per 3 noci e un panetto de burro e ma riaffittarle senza prezzo. Ma la cosa peggiore della peste, tu dirai, saranno stati gli spasmi, i dolori, le croste putrescenti. No, la cosa peggiore erano i monatti. Ripamonti, Tadino e Ripamonti, Ripamonti e Tadino, dice che viene dal greco monos, unico, oppure che sia una parola tedesca, visto che venivano quasi tutti dalla Svizzera e nei grigioni, derivante da monatlich, mensuale, perché erano rinnovati mese per mese. E se è per questo capisco perché si incattiviscono i coccopest pure una volta, vestiti di rosso con un campanello alla caviglia. Erano quelli che dovevano raccattare i cadaveri e seppellirli. Ma come sono bravi! Aspetta! Avevano anche il compito di portare gli infermi al lazzaretto. E qui, oltre a loro, c'erano gli apparitori che precedevano i carri. Infine i commissari che gestivano tutte e due. E sti tre corpi erano tutti sotto il controllo del tribunale vivente della sanità. In più, vabbè, c'erano i medici, i chirurghi al lazzaretto. Ma le risorse erano poche e un sacco di gente moriva. Tutto per quel maledetto casale. Perché pochi fondi andavano ai soldati per tenerli in forza. La guerra non cambia mai. Ma comunque la carità non spariva e qualcuno non s'era scordato degli altri e ci provava, donava, si prodigava, compreso Federico ovviamente, sempre in mezzo agli appestati, il sensei de Madre Teresa. Però a una certa i monatti vennero assunti anche tra i birboni che nel bordello generale e la mancanza di controllo facevano come gli pare. Diventa una notte di caccia e i monatti si trasformarono in aguzzini che passavano casa per casa estorcendo danari. O te porta al lazzaretto, i lazzaroni del lazzaretto, in una spirale sempre peggiore. Facevano così tanti sordi che lasciavano cadere robe infette per mantenere il contagio. Erano loro i veri untori. E poi Manzoni comincia a parlare di una cometa apparsa nel 1628. È una congiunzione di Saturno con Giove. Onestamente m'ha un po' perso qua, m'ha un po' perso. La cosa interessante è che sta cazzata degli unguenti e untori e malie diventa così popolare che cominciano a crederci pure quelli che avevano assistito per primi alla peste, come Tadino. Ma come Tadino? Stavo pure a usare come fonte a date retta. O lo stesso Federico. Ma per cortesia, ma questa è eresia, superstizione, magia nera. E te ci credi? Perché Federico è un po' così. L'avevo visto pure che la processione di San Carlo era buono e caro, ma si faceva convincere.
vince. È pur sempre gente del 1006, siamo migliorati. Detto tutto questo, nel vivissimo, anzi mortissimo, della peste, torna a casa dopo il fugone Don Rodrigo! E finalmente, a fine libro, rieccolo! Rieccolo la trama! Dove stavi de bello? Al funerale di Attilio, morto di peste. No, Attilio! Scommetteva sempre! E anche Rodrigo non si sentiva tanto bene. Griso! Vada più a Lucia? No, no. Come ti sembro? Come uno straccetto che ha pulito da solo la casa di un disposofobico. Ma colpa della vernaccia! Manco se può di negativo qualcosa perché ha già accia, vernacciaccia. Mi riposo un pochetto. Basta che mi allontani sta luce e ne la sopporto. Mancello nel film. Aspetta. Ecco. Allontanala! Paura della luce, rifrazione, sintomo di tutte cose, bla 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 bla. Don Rodrigo s'abbiocca malamente e sogna il flusso del karma, del destino. Tutti appestati che gli s'ammucchiano intorno. Vieni con noi! E da un pulpito arriva la predica di Fra Cristoforo, che gli tende la mano e si sveglia. Ah, la luce! Oh. O è la peste o è un vampiro. Svegliandosi avverte un dolore alla parte sinistra. Si appresta a guardare e... I'm a tumor. Un sozzo bubbone. È finita. Tra un po' si sarebbe trasformato. È stato morso. No, è la peste. Griso, vieni qua! Mi devi la vita! Fammo lo spieghino! Ma uno va fuori e voi mi avete accolto. Rosa. Quindi di te mi posso fidare! Ah, sto male! L'avevo capito! Chiama il cerusico chirurgo! Già fatto! Pure due! Ma questi sono monatti! Come ha capito? Visto che non so vestiti di rosso. Stiamo a Milano vestiti di rosso. So vestiti di nero, che so, juventini. È proprio così. Il Griso tradisce Don Rodrigo! Top 10 letterature. Betray! Chi l'avrebbe mai detto? Il criminale pazzo approfittatore non è meritevole di fiducia. Sì, ma è un eccezionale ballerino. Voi siete matti! No, monatti! Vile canaglia! Biondino! Che vuol dire? Dovrebbe essere un complimento! Biondino ariano! Forse intendeva neg... Azionista! Della peste! Carlotto! Ma che cazzo di offese c'erano nel 1600? Ah, ma non so offese, so altri bravi! Biondino e Carlotto! Ti ho capito, ma mai nominati, buttati così! E mentre se lo portano via, Don Rodrigo assiste impotente al Griso i monatti che gli fregano tutto. Ma l'avidità del Griso gli fa scuote i panni del padrone per vedere se c'era rimasto qualcosetta. Griso, ma una domanda, ma tu sei deficiente? Perché abbiamo avuto la prova empirica. Cioè io ti accuso di essere deficiente, andiamo in tribunale e vinco portando come prova quello che hai appena fatto. Sei stato tanto attento a non toccarlo fino a mo', l'hai cioccato subito. L'avidità. E il giorno dopo in una bettola cascò come una pera cotta. Pure il Griso ci lascia. Cambiamo location e torniamo da Renzo. O meglio, Antonio. Che in sto filatoio dove era nascosto ci rimase sei mesi. Rimase sei mesi. Quasi uno scioglilingua. Ma passato tutto sto tempo, visto che il pericolo è minore, Bortolo se lo ripia. Ma che bravo cugino Bortolo che si prodiga per Renzo. Lo rivole perché Renzo ci sapeva fa. Se non fosse per sto caratterino peperino. In questo periodo Renzo, soprattutto dopo le lettere di Agnese e Lucia, aveva pure pensato di diventare soldato, innamorato, per difendere la patria. Però poi faceva, nah, soprattutto perché è convinto da Bortolo. Ma stai qua, non c'è quasi più concorrenza, fammi fai sordi. Nel durante, peste, e Renzo sapia, ma regge. Paesano, too angry to die the disease. Merito del letto di Minecraft. Ma una certa se rompe i pachi de seta e decide che è ora d'annasse a ripià Lucia. Acchiappa i 50 scudi che non ha toccato, il ben servito che si è fatto dato al secondo padrone. A raccomandazione, na zaccagna, mai uscire senza. E poi, sotto le quattro dita, è legale, no? No, è Carpaccio, e quella è la Fiorentina. E via! Riparte a piedi come ha fatto per tutti
tutto il libro, ritornando al paese, mentre gli si stringe il cuoricino vedendolo devastato. Ah, si dirige subito a casa di Agnese, incontrando un personaggio di inizio romanzo. Lo sai chi? Tonio! Devastato anche lui dalla peste. Tonio, come stai? Strega salamandra untrice! Manco lo riconosce. Chi cazzo sei che parli tanto? Anche Tonio me sa, lo salutamo qua. Ciao. Cos'è diventato sto romanzo? C'è pure Don Abbozzo, che stavolta non ha abbozzato. Ha retto la peste pure lui! Ma allora un dio non esiste. Non ci credo. T'avrà curato perpetua. No, lei è morta. No, ci sono rimasto più male di quanto mi aspettassi. Stanno cadendo tutti. Pure il podestà, quello del concilio, ti ricordi? Andato, nessuno è al sicuro. Don Abbondio serve perché informa Renzo che Lucia sta a Milano e Agnese è andata in Valsassina. Ok, perfetto, grazie. Vai! E quell'altro invece? No, Renzo! Sì, c'è colui che ha iniziato tutto questo! Ma vai a casa! Renzo va a casa, ma prima va a trovare un suo coetaneo vicino di casa. Amico d'infanzia. Ma sarà lo stesso amico dell'Ecco, della lettera? Boh, ma quello sarà l'Ecco poi. Ma non lo so dove stanno loro, quindi... Boh! E sì, un sacco di belle cose. Tanto buono, tanto bravo, tante lacrime. Ma ancora non ci avete detto il nome. Non c'è di questo. In compenso, ci sono 3 pagine dove Manzoni ci descrive fratte. Ma io... Alessà! Una parolina in più per dir nome de sto cristiano! 3 pagine de muschi e licheni! Vabbè, l'amico gli spiega la trama, come è nata in sua assenza, e gli dice che Lucia si sta a Milano, ma proprio da Donna Prasside e Don Ferrante. Anzi, sbriga da andare alla PA, che quello è pure un negazionista della peste. Ma dai, sei ingiusto! Ma quando mai si è sentito che le influenze si propaghino? Citt! Ok, Don Ferrante però, mi avevano detto che era dotto. E quindi? Via con altro viaggio! Verso Milano! E Renzo incontra tanta miseria, tanta malattia, tante cose brutte. Milano, rieccoci qua. Ma se può entrare senza bolletta di sanità, l'atavico Green Pass. Come si fa? Abbastanza sciallamente. Perché mo Milano è messa talmente male che se vuoi uscire è un po' un problemino. Aspetta, ma vuoi entrare? Prego, cazzi tuoi. O facciamo per te. Pensa, in città pare siano atterrate una comitiva de malenie. La marcescenza è ovunque. Renzo osserva i rimedi che la gente usa per limitare il contagio. Tipo pistole e bastoni per far rispettare il distanziamento. Potevano fare un decreto nel 2020. Porco Giudo, lo devo fare 3 anni fa sto video. È tutto attualissimo. Usano anche boccette con argento vivo, che si dicesse assorbisse le esalazioni pestilenziali. In questo clima gioviale altruista, Renzo si avvicina per chiedere informazioni. E quello a cui si avvicina lo scambia per un untore. La smetti di cercare fatte arrestare! Sto tipo lo racconterà in giro fino alla morte, diffondendo le fake news. Altro che malanno, pandemia! Io lo so! C'aveva la polverina quello! Meno male che era da solo, o faceva la fine della colonna infame. In sto bordello dei pregiudizi e bustole, Renzo cerca Lucia. Ma trova una madre inchiodata a casa coi figli e lasciati lì a crepà. Renzo non può far altro che ammollargli i 2 pani che aveva comprato da un fornaio poco prima. E il fornaio gliele aveva dati con le pinze da lontano. T'avvicinà! Renzo quindi restituisce, possiamo dire, i pani che aveva preso la prima volta che arrivò a Milano. Fine sacrilegio. Glieli divido i pani, signor? Ma che sei matto, so 2 euro in più. Girando per le piazze scorge le macchine di tortura, che ormai conosciamo bene, e chiedendo a una vecchina capisce qual è la casa dei Prassede e Ferrante. Ma in sta strada senza fine becca pure gli apparitori. No, siete la... pei monatti che stanno arrivando. Tutta una processione che va avanti a frustate bestemmie, cheat. E all'alba, a mezzogiorno e la sera, le campane suonavano e la gente si affacciava con sotto i cadaveri buttati dalla finestra, pregando. Hashtag andrà tutto bene. E il cuore di Renzo fa un balzello. Opa, forse perché Lucia è in mezzo ai cadaveri nel carretto? Eccola!
Ah, no, no. Mi fai via i corpi. Scusa. Continua la sua strada uscendo a Borgo Nuovo. Non ho idea di dove siano sti posti, ma voi di Milano sì? Che ci avete tutte ste porte? Becca un prete a cui chiede le ultime info. Prete ae porte. Basta. E ne approfitta per chiudere la quest secondaria della donna inchiodata a casa coi figli. Vai a dare una mano. Sì. Ma ora che sa bene dove sta la meta, Renzo è turbato. Forse in cevolanna. Perché non sa cosa scoprirà. Arriva il carrobbio di Porta Nuova e continuano le scene tremende a cui assiste. Ma una fra tutte bisogna menzionarla. Parliamo di Cecilia. E c'è pure nel film! Bravo Maffei! Io me l'ero scritta perché aveva colpito pure me. Eccola qui. Con la madre, interpretata da Anna Magnata. Dalla peste. Cecilia è la bambina morta che la madre porta verso il carretto. Lei stessa ce la vuole mettere per bene. E Renzo non può far altro che commuoversi. Il film te fa vedere solo questo. Che già. Ma come ben sappiamo, i film sono più snelli, più edulcorati dei libri. Perché poi rivediamo questa madre in finestra, con in braccio una figlia ancora più piccola. Ah, una consolazione. Coi segni della morte in volto. Pure lei malata! Alessà! Qua stava a superare Martin e Miura! Manzoni, la maledizione della M continua. In tutti sti drammi finalmente Renzo riesce ad arrivare a casa de Prassede. E forse è proprio lei quella che s'affaccia? Ma chiunque lei sia! Do sta Lucia? È qui, vero? Nah. E do sta? No, non modi! Voglio sapere! Al lazzaretto! T'avevo detto di non dirmelo, stronza! Tutte le sue preoccupazioni si sostanziano! Ma non c'è tempo per piagne! Perché n'altra vecchia lo vede! Puntore! Aridaglie! Oddio, chi è? Una marionetta! Questa signora è vera! È una persona vera, mi state dicendo! Era! Saranno morti tutti proprio quelli che hanno lavorato in sto film ormai! Comunque no! È un animatronic del 64! Eppure quella con cui stavo a parlare gli va bene! Ma sì! Un tore! Un tore! Ma sei proprio un fame fracica! Stavolta arriva più gente! Momento fugone! I monatti! Renzo si trova da due fuochi! Da una parte i popolani pazzi, dall'altra i monatti! Dopo 500 e più pagine, finirà così? No! Perché Renzo non è un tipo pacato e arrendevolino, come quelli della colonna infame! E prima mette mano al coltello! Sempre la sua prima opzione dai tempi di Don Abbozzo! Veniteci tutti! Poi gli pia la vin diselata! Boh, e Luke, come te pare, dipende dalla generazione a cui appartieni! E Big Jump! Sul carretto degli appestati morti! Tanto io ho presa, sono immune, non posso far vaccino per mesi! E i monatti apprezzano il gesto tecnico! Lo difendono. Si vede che è un bravo giovine. Grazie. Vai, ungili tutti che fammi sordi. E so portano appresso al grido di viva la moria. Riesce pure ad abbandonarli senza troppi intoppi, arrivando al lazzaretto. Ma te ci portavamo noi, eh? Renzo entra. E chi te lo spiega il lazzaretto? Moschin, ovviamente. Aspetta che c'è un uomo ad angolo retto. Ma come fa? Ma stai vedendo quante cazzo di comparse? Pure prima! Ring of Power! Un miliardo per la serie! Come descrivere il lazzaretto durante il picco del contagio? Outlast! Mi sono cagato, aspetta. È un manicomio di gente che non sta bene e disgrazie su disgrazie perché quelle di prima non abbastavano. Renzo non riesce a riposare gli occhi. Porello quello. Distolgo lo sguardo. Mazza, ce n'è un altro. Vede anche l'ala dei neonati, allattati dalle capre, la versione milanese di Romolo e Remo. E tra gli ultimi, gli infermi, gli schifittosi e gli ammalati, chi trova? Sì, proprio lui è tornato. Fra Cristoforo! Che è successo dopo che l'hanno mannata a Artuiga? A Rimini! È rimasto lì finché non è esplosa la peste. Ma poi si è fatto richiamare in prima linea! Visto che il conte zio, che gli sarà successo? Morto di peste pure lui. Tutti! Il blip della peste! Come sta messo invece Fra Cristoforo? Sembra che la vecchiaia l'abbia colpito tutto del botto e sotto la cintura. Un po' la Bilbo Baggins quando lo ribecchi a gran burrone. Saranno le fatiche? E i 3 mesi passati ad aiutare contro la malattia?
Quello che non è cambiato è il suo sguardo. Il fuoco! Questo corpicino che si sorregge grazie alla forza d'animo, alla determinazione! Invece nel film è identico. Ma mettigli due occhiaiette almeno, ma fè! Tocca a Renzo faglielo spiegone di quello che si è perso. E appunto per tutto quello che è successo, mo sta a cercare Lucia. Dove sta la parte delle donne? Maniaco! Che te farò posai? Non ci si può annalla. Ma so 20 mesi che se dovemo sposare! Comprensibile, te lo dico. Sta de là, ma ti avverto, non t'aspetta niente. Io vado e la cerco, ma se non la trovo, cosa farai? Andrò da colui che ci ha diviso! E Cristoforo lo interrompe gentilmente e con la pazienza di un padre alla prima lezione guida col figlio, che non è che gli urla al primo errore, no! Pacatamente gli spiega che... Oh! Non mi fa incazzare, sarò un cartapecorito, ma io te corco, Bastonabilissimissimissimissimo! Non me frega! Solo io posso e farò giustizia! Tu, sciagurato, verme della terra, Tremor! Guarda chi fa giustizia! Guardati intorno! Pensi di essere tu il Kami? E in sostanza lo manna a fanculo. Ho perso tempo con te. Anzi, sai che te dico? Che sicuramente Lucia è morta! Tiè! Fra Cristoforo, no! Sei il mio personaggio preferito! Ma lui lo dice con rammarico! È morta per colpa tua! Perché Dio non l'avrà lasciata viva per te! Che aneli la vendetta! Sì, ho capito, Cristoforo, ma Lucia non è un comodino che muore o non muore. Ok, che i comodini non muoiono, ma comunque... Per Renzo! Devo farla bene sta religione, eh? Pure il comandamento solo per l'omini, non desiderare la donna ad altri. Ma allora accetta delle lesbiche nel credo. Non credo! Che vuol dire? E il non desiderare l'omini? Mi scusi, ma mi sembra un po' il frutto di una mente retrograda. Mi sorgono dei dubbi su tutta la faccenda. Cioè, il pastorello 2000 anni fa sa dove andrò quando morirò? Io ho fatto pure il video sulla natalità di Gesù. No, lo dico perché lei è un'anima bella e se l'ha salvata, l'ha fatto per lei. Ah, ok. Ok, fra Cristoforo, mio personaggio preferito rimane. Tu vuoi percorrere una strada sbagliata, la mia. Io so che vuol dire odiare. Tu ricordi come sono diventato macchiato freddo? Cappuccino, cappuccino. Tu credi che siccome sei povero osteggiato possa fare male a un altro essere umano o scrivere nei commenti: io lavoro a 3 euro l'ora, quindi fanculo i giovani che devono fare la gavetta in stage. Invece no, perché anche Don Rodrigo è come te. È stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Lord and Savior of tutte cose. Lui ferma la mano dell'offesore e ferma anche quella del vendicativo. Tu adesso puoi odiare e perdere, allontanando ogni benedizione. Oppure perdonare sinceramente. Ama il tuo nemico! Tu non hai nemici. Wow, che discorsone, onestamente. Un bel punto di vista. Ma mo non famo che cazzo perdona Griffiths! Eppure Eren ha sbagliato, quindi. Sì! E Renzo, abbozzissimo! Sì, sì, scusa, non sono cattivo! Sono Cristiano Bravo! E dopo il discorsone qua c'è il plot twistone, eh? Bella prova, Manzoni, qua! Perché appunto pure questa era una prova de fra Cristoforo. Congratulazioni, Renzo, hai vinto. Che ho vinto? Don Rodrigo! No, era un uomo così piacente, brizzolato. Che poi questo, se ci pensi, è il loro primo incontro nel libro. Non si erano ancora mai visti, mi sto rendendo conto. Dai, cioè, è bello sto plot twist, eh. Io ci sono rimasto. Eppure Don Rodrigo. Ah! Il test. Don Rodrigo ormai è messo malissimo, coperto de macchie, controfigura de Pong e Peggy. Oh, vedi come sta? Non servi te. Ma Osho, siamo al momento clou. Il sentimento che ora proverai sarà quello che Dio, signore padrone, scusa, io mi petto, riserverà a te nel momento, hai capito quale? E io adesso ti dico: perdonalo, redimilo, benedicilo. Così benedirai te stesso! Fo
Forse lui è ancora vivo per questo momento. Forse vuole che qualcuno preghi per la sua anima e lo salvi. E allora che fanno? Cristoforo e Renzo pregano. Ma cosa avrà pregato Renzo? Quale sentimento gli avrà riservato? Il perdono o il mori male soffrendo coi pustole che giocano a briscola sui centri nervosi del dolore? Pam! Sette, bello! Che dolore! Quale? Dopo questo momento di raccoglimento, Renzo cerca Lucia. Sì, ok, le comparse, ma così... Renzo la cerca su un tappeto di gente, mentre Fra Felice, tu ricordi, il primario del lazzaretto, porta fuori i guariti, i vincitori della lotteria della vita. Benedettissimo il Signore! Preghiamo! O ci ripensa e secca pure voi. E Renzo qui spera di scioccà Lucia. La trova? Ma quanto mai? E allora spera almeno di trovarla in staria delle donne. Spera almeno di trovarla ammalata, non morta. Oh. La cerca, non la trova. La ricerca, non la ritrova. La tricerca e la trova! Renzo! Lucia! Chi è questa? Una signora che gli fa da madre surrogata in sta situazione. Non molto cristiana sta cosa, eh. E poi madre cosa, che pure questa c'ha 30 anni scarsi. Una vedova quasi del tutto appassita. Di professione mercantessa col cash. Dai, Lucia sempre gente con un reddito alto se fa amici. Stiamo a tre. Una storia dei poveri. E come si chiama questa? Ancora chiede i nomi, stai. Tre pagine de fratte, sì. I nomi, no. Ma manco de questa, si sa. I privacy sposi. Renzo, Lucia. E la peste! L'ho avuta! Pure io! Lo vedi che abbiamo ancora delle cose in comune? Sposiamoci! No! Lo sai! Ho fatto il voto! Schigliazzi! Vergogna! Non ti sposo più, ma per altri motivi! Infedele! Ma non potevi promettergli che la primogenita nostra la chiamavamo Maria? Ah, non gli da retta, questo è mansplaining. Ma almeno la primogenita intendeva che io e te, ma solo per figliare. Certo, certo. Per chi m'hai preso? Maniaca. Queste però sono promesse che fanno onore alla Madonna e so convenienti pure per noi. Così funziona la religione. Dai, e che cazzo, ma todo Dio. Invece no. Non si usa la fede per fini personali accomodanti. Andate, non mi fate piangere. E soprattutto, peccato. Renzo ha finito le cose da dire, che sono state pure tante per uno con la sua istruzione. Allora gli dice di andare a parlare con Fra Cristoforo, che ne sa più di lui. Sì, mo torno fino a... appena chiacchierata. Ma sta qua pure lui. Davvero? E come sta? Ha avuto la peste? Sì. Quando? Adesso. Ecco perché Renzo lo nota così sfrantumatello. Ormai pure lui sa i sintomi. L'ha riconosciuti. No, Fra Cristoforo. Cristofra Foro. Ma nonostante questo, fino all'ultimo aiuta gli altri. Ma ci sono cresciuto besta personaggio, porca zio. Santissimo, voglio San Fra Cristoforo subito. Quindi lui può spezzare il che cai del tuo voto, del nenna. Farà più di una conta di notta, non ti offendere. È un po' come le leggi europee che stanno sopra quelle statali. Non capisci che ti ho trovata? Perché ho pregato per Don Rodrigo. Ah, ecco svelato il sentimento. Ha pregato per la sua salvezza, non per il muori male. Bravo. Funziona così la fede. No. E se io fossi morta? Magari qua la notte che m'avevano rapito, inciampavo, sbattevo la capoccina. Poi con tutta la roba che c'ho in testa, oppure il baricentro di una boa al contrario, era plausibile. A quel punto l'avreste perdonato? Sì. Ci penso. E qui parte la città. Volete che ve lo dica? Voi altre donne, queste cose non le potete sapere. Red flaghissima! Aur protagonist, signore. Ma era un'argomentazione validissima, non rispondi. Lucia, non lo sposa, fai bene. È tanto buono, tanto bravo, ma ogni tanto mi scivola nel sessismo becerissimo. Dai, chiedi a Fra Cristoforo. Nah, parlaci te e metti dell'anima in pace. Tentatore. E qua, Renzo. Isolda. Volete condannarmi ad essere arrabbiato tutta la vita? E da arrabbiato vivrò! Dite la verità! Voi mi odiate! E qui Lucia si esibisce in un mortacci tua gentile.
un Renzo per i vostri poveri morti. Mortacci tua. Ma cosa dite? Non capisci le sfumature, le sfogliature, le sfogliatine della situazione. Vattela a fa, spiegata fra Cristoforo e 18. Ma nel film no, nel film lo skippamo. Vanno insieme subito. E no, e non va bene. Gli devi dare retta a Lucia. Perché in realtà Renzo ci ritorna da fra Cristoforo. Com'è andata? E Lucia dice che non può sposarmi perché l'ha promesso alla Madonna. Smetti di piangere. Ma non vale, giusto? C'era il difensore avantissimo, dai. Varre sulla Madonna. Fuori voto. E allora ci va Cristoforo da Lucia. T'aspettavi, eh? Potevo pensarci, in effetti. Raccontami tutto, figliuola. Allora, non vale. T'avevo detto! Ma come non vale? Certo! Perché voi vi eravate già legata a una promessa obbligazione. Non potete poi offrirgli la volontà di un altro. È una volontà cointestata. È appropriazione indebita di volontà. Vuoi far beccare la Madonna con dei voti trafugati? No! E allora? Risolto. Ma fra zecca garbugli? Allora non solo di qua chi sa giostrarsi tra le grida, la scampa, ma pure nell'aldellà. Ora, tu credi che la chiesa sia l'espressione di Dio nostro Signore e può rimettere i debiti, i crediti, bond? Sì, lo credo! E allora chiedi e ti sarà dato! Sì! Anzi no! Io ci credevo alla promessa! Mi pare di scammare la Madonna! Mi è stata promessa una vergine! È peccato, torna indietro! È peccato chiedere alla Chiesa di espletare le sue funzioni? È peccato credere che sia peccato! No! E allora, Luci, quanta fa lunga? Ma sei sicura che te lo sposa? È un pretesto questo perché hai visto quanto si incazza e lo può lasciare? Dimmelo, dimmelo! No, no! E allora! È un patto con la Madonna, no col diavolo! Si risolve! Sposatevi! Dio ci conta su di voi! No, come la monaca! Si vede che vuole che state insieme! E veramente, se dopo 630 pagine non ve sposate, la gente va sotto casa d'Alessandro, eh! Io ti dichiaro libera! Esci da questo corpo, Madonna! No, vabbè, rescindo il contratto! Nel film, invece, è molto più... Stavo sposato. E dai, faccine! Ma dov'è la sofferenza? È così Dio si incazza, lo vedi? No, Dio è nella pioggia. Sì, ma per portare via il contagio. Va la CGI, Cristiano Imagine Generated. Uno che si è messo lì, frame by frame, per fare i fulmini. Fra Cristoforo gli dà una scatolina con dentro il pezzo del primo pane chiesto in carità dopo l'uccisione di quel signorotto che abbiamo detto all'inizio. Una vera e propria reliquia. E io che faccio? Manca un nome, ma per me sei come una mamma. Quindi ora Lucia ha due mamme. E fra Cristoforo è contento. Voi vi amate ancora nonostante le avversità, che è un po' più difficile rispetto alla buona sorte. Gioitene! E mi raccomando, fate tanti figli e insegnategli l'amore per l'Altissimo. Artini nel club. Però insegnategli soprattutto che il mondo sarà pieno di birbanti e prepotenti, ma bisogna perdonare. Sì, ma non Griffiths. Addio fra Cristoforo. Ci rivedremo? Sì. Ah, lassù. Fra Cristoforo rimarrà qui ad aiutare tutti finché potrà. Poi morirà di peste. Renzo e Lucia, finalmente back together, vanno a recuperare Agnese a Pasturo. Scherzavo, ci va solo Renzo. Si ridividono! Ma la smettete! La pioggia continua, ma la rabbia di Renzo è sparita, perché Lucia è viva! È viva! In bocca tutte le vie giuste, e più se insacchera, più è contento! Sta in modalità Max Felicitas! Felix Felicis! Attraversa Milano, di nuovo! Ripassa Monza, di nuovo! E arriva sull'Adda, di nuovo! Agnese! Ci hai avuto la peste? No! Oh! Una che l'ha scampata! Meglio rimanere distanziati allora. Si mettono d'accordo per andare tutti a vivere nel Bergamasco, dove ormai Renzo si era fatto un nome da filatore bravo, ma analfabeta. Sono così fiera. E così tornano tutti da Bortolo, dove piano una casa più grande, visto che è pieno così dopo la mietitura dell'oscura signora. Ed è tutto a buon mercato. Il bando di Renzo. Ma chi ci pensa più? Davvero? Sì, è finito il libro. Me si chiudono tutte le sottotrame. Ma soprattutto, se non c'è un qualcosa di privato con qualche nobile incazzato con te, le cose si risolvono da sole!
Ah, e come in tutte le robe che si leggono o si guardano, all'ultimo capitolo si torna al principio, con Renzo che chiede a Don Abbondio di sposarli. E questa volta lui non può far altro che dire... Parlamone. Disappointed! Che altro c'è? Don Rodrigo Stanachiavi, che al massimo che può fare sbavare sul terriccio. Ma infatti mica ho detto di no. E che... perché io? Perché sempre io? Mi è stata trasferita in un'altra patria. Ma sta a qualche chilometro. Esotico. Andate a sposarla. Io? Non voglio sapere niente. Oh, tutti alla fine hanno imparato qualcosa? Crescono, si sviluppano. Don Abbondio no. Don Abbondio no. A Don Abbondio serve l'arrivo del marchese, l'erede di Don Rodrigo. Erede? Ma quindi Rodrigo è morto? A quanto pare. Don't stop. Yeah! Non è un meme, festeggia veramente l'uomo di chiesa. Vero, vero, ma non posso fare a meno di notare che la peste è stata un flagello, sì, ma anche una scopa che ha spazzato via il marciume. Don Abbondio supporta Light Yagami. Anzi, dice che ce ne vorrebbe una per ogni generazione. Ma sì, non te manca già un po' il lockdown? Che volevi te? Ah, il matrimonio! Famo domenica? Però, come Don Rodrigo, pure sto marchese vuole parlare con Don Abbozzo di Renzo e Lucia. E ce va de persona. Non finisce mai. Maledetti quei due. Vorrei celebrare il loro funerale, non il matrimonio. Il marchese, da Renzo e Lucia, vuole... adottare. Perché lui ha perso due figlioli e vuole fare del bene. Sì, ma no, aspetta, se li adotti tutti e due poi sarebbe incesto. E sti due non me se sposano. Quindi, l'erede di Don Rodrigo è bravo nella nuova accezione del termine. Ora, Renzo e Lucia hanno due madri e un padre. Modern, familissima, allargatissima. Le posso dare del tu, marchese? Sì, vabbè, ma non esageriamo, plebeo. Le posso dare del fossi? Ma è già meglio. Fossi così gentile per dare una mano a sti giovani per comprargli terreni in sto paese, visto che si trasferiscono nell'estremo oriente. E poi è stato anche Don Abbozzo a diglie se ci può mettere una buona parola per il bando di cattura di Renzo, che a nessuno frega più niente. Ma può sempre riciccia fuori. Ma sciacquatina la fedina penale, eh? Come è fatto? Oh! Alla fine possiamo dire bravo pure a Don Abbondio. Hai fatto qualcosa di utile per gli altri. Ma perché tutto sommato, se vogliono bene, tutti so di quel paese, se conoscono da sempre, so quei benedetti affari che imbrogliano gli affetti. Sì, bella scusa per l'omertà. E alla fine, i promessi sposi non sono più promessi. Don Abbondio li sposa alla presenza del marchese, de Agnese, della rima che fanno e della gente che gli vuole. Beh, segue festone nel palazzo del marchese. Diciamo più che gli acchitta un bel tinello. E rimane persino un po' con loro prima di ritirarsi a pranzare per cazzi sua, non coi povevacci. Tutto shit, eh? Questo per Manzoni era considerare bravo un nobile standard che sta proprio sopra, quindi capito? Che umiltà. Cosa? Buona vita, Renzo e Lucia! E vissero tutti quelli sopravvissuti, ovviamente, felici e contenti! E invece non è finita qua. Non ve lascio andare. Te penseresti, riteneresti, cosa? Te vorresti che il romanzo finisse col matrimonio. Ma ovviamente c'è pure l'epilogo che non t'aspetti. Senti, come detto, Renzo e Lucia arrivano nel bergamasco da Bortolo senza rendersi conto che la loro storia è diventata famosa. Soprattutto in quel paesello che ha visto Renzo tribolà così tanto per sta Lucia. E allora tutti hanno cominciato a chiedersi: come sarà sta Lucia? Più bella di Elena! E poi i paesani la vedono e... tutto qua. Cazzo, Renzo veramente è un simp, eh? Mi cugino era meglio, io volevo presentare. E te l'ho cercato di dire dalla parte 1. Lascia perdere st'attrice, cervigatta. Lucia piace a Renzo ed era il tipo di Don Rodrigo, non si sa perché. Ma è pur sempre una contadina standard. Ma più che contadina è una mezza busta di fave. Zitto che passa Renzo. Ma dai e dai, Renzo viene a sapere ste cose che la gente sparlotta su su moglie.
E tu dirai, questa è una prova per tutto quello che ha passato, che ha visto e che ha provato e ha imparato a perdonare. Questa è una prova che lo sconfigge a Renzo al primo round per KO tecnico, chiamate un'ambulanza. Renzo comincia a odiare il paese e il paese comincia a ricambiarlo. Ma che cazzo dici? Ma il lieto fine, Alessà! Sono le ultime 4 pagine! Il lieto fine c'è perché la peste si è portato via il capo di un filatoio là vicino. E il giovane erede non è buono a fan cazzo, vedi questi giovani? Renzo e Bortolo quindi se lo comprano, se lo steccano. Eccolo il finale sogno americano capitalista, dove diventa imprenditore. Ah, ok. Quindi si trasferiscono là e la gente del posto nuovo non è ippata dai racconti e dal bordello di tutto il romanzo, giudicano Lucia caruccetta. Ma che bella baggiana! Baggiana a chi? Però ha detto bella. Renzo quindi tutto sommato è contento perché gli catcollano la moglie. Cos'è sto finale? Ma allora sotto Don Rodrigo te lusingava! La fantastica! Non proprio. Qua il Manzoni ci lascia un ultimo insegnamento. Perché anche se Renzo, dopo 1000 peripezie, è riuscito a sfangarla, Alessandrone ci ricorda che l'uomo è come un infermo che si trova su un letto scomodo e vede intorno a sé tutti i bei letti rifatti, pensando che lì allora si starà bene. Ma poi se ci arriva si accorge che anche lì ci sta un pisellino che lo preme e un bitorzolino che dà fastidio. Insomma, non te sta bene in cazzo uguale non appena raggiungi qualcosa. Per questo nella vita si dovrebbe pensare non a star bene, ma a far bene. E vedrai che poi starei meglio anche tu. Renzo e Lucia vissero felici e contenti. Lucia fece una carrettata dei figli. Era veramente quello che voleva? Era questo il suo sogno? Chissà. E la prima la chiamarono Maria, la seconda Rose, la terza Sina. E poi succede il casino. Ma tutti i figli impararono a leggere, a scrivere, a far di conto, perché Renzo voleva che sfruttassero il sistema. Pure questo ha imparato. Finché un giorno, senatore tramaglino. E la morale vera di tutta sta pagnotta, come ci ricorda il nostro Gastone Moschin, anche se ti succedono le cose brutte che non te meriti, la fiducia in Dio li radolcisce e li rende utili per una vita migliore. Basta avere fede. Te lo si ripete dall'inizio. Ma fede cosa? Che hanno fatto tutto fra Cristoforo, Borromeo e l'innominato. Sì, ma l'ha mandato Dio. Sì, ma anche fra Galdino è stato mandato da Dio. E quello ha preso sole in e se n'è andato. Un po' de merito a fra Cristoforo e la sua voglia d'aiutare, o l'innominato de mette delle pezze. Dio aiuta la gente, bravo. Che morale del cazzo. Fine. Considerazioni finali. Ma niente duello finale con Don Rodrigo. Beh, se riuscivi a farlo regge in piedi. Ma almeno con l'innominato. Ma gli pia male da solo all'innominato. Il boss finale. Sì, da pacifist. Ho una domanda. Bello, eh? Ma il protagonista Renzo, che cazzo ha fatto? È andato in giro a mettersene a merda. Già, bello i Promessi Sposi, eh? Ma è un po' come guardare la prima stagione di qualcosa e poi passa alla terza. Prima stagione sposa Lizio, Rodrigo impicci, salvato Lucia, come si risolverà, presentazione tutti i personaggi. Poi tutto da una parte. Mettiamo qua, eh. Ecco. Peste, lanzichenecchi, storia vera, disastri, tragedie. Oddio! Tutti morti. E in mezzo niente. No, perché Manzoni ti fa capire che il vero boss finale è la vita. La vita è il nemico. Molto reale. Come disse quello, tu fai i piani tua mentre la vita tra. E va bene, sarà tutto uno spottone della chiesa. Ed è quanto sono bravi tutti quelli che ci stanno dentro. Quasi. Però almeno ti insegna, attraverso i frati, i vescovi, l'empatia, la carità, il non fa le cose per forza per un fine personale, ma per il gusto d'aiutare. Porco zio, sta cosa è sparita. E il film de Maffei? C'ha una ragione le critiche? Un po' sì. Ma l'avrei perdonato. Ma avesse fatto vedere i flashback di Cristoforo, di Gertrude e dell'innominato, l'avrei perdonato. Che poi alla fine sono la cosa che mi è piaciuta di più. Le storie dei personaggi. Veramente grevi, veramente serie de una volta. Però dai, pensavo peggio, Maffei. Qui finiscono le bizzarre avventure di Renzo e Lucia. E come fa a finire il romanzo il nostro Manzone? Vai Moschin! Se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. E io ci aggiungo, se v'avanza qualcosina de bene, pure a chi l'ha memata!